Allora, noi non vogliamo che ci sia una rivolta dei cittadini, sia ben chiaro. Cioè, noi oggi siamo qui perché abbiamo desiderio di informarci, perché è una riunione alla quale siamo abituati, perché come dicevano prima, noi quello che abbiamo detto in campagna elettorale l'abbiamo fatto. I sabati e le domeniche usciamo da quei palazzi e veniamo in mezzo alla gente, veniamo a parlare, veniamo a rigenerarci, perché capito, devo dire energia positiva a me, perché là dentro è una lotta contro l'energia negativa. Non ci dovrebbe essere bisogno che le persone vanno davanti ai palazzi, questi dovrebbero rendersi conto che le persone si sono svegliate e che non ci stanno più a rimanere sedute su un divano, ascoltare le bugie della televisione. Perché debbono costringere qualcuno ad andare là sotto? Il cambiamento è evidente, il 25% dei voti in una tornata elettorale è una cosa unica, unica che è accaduta, di un movimento così giovane senza coalizioni, verso il quale stanno creando una nuova legge elettorale fatta apposta per sbattere fuori quelle che sono le diversità. Cioè, guardatevi bene questa legge elettorale, è allucinante, e se la stanno contendendo come meriti Renzi e Berlusconi. Renzi dice, ecco, visto, sono arrivato io e stiamo a fare la legge elettorale, e Berlusconi interviene all'altro convegno e dice, ecco, finalmente abbiamo trovato un interlocutore che sta portando avanti le nostre richieste. Sì. Ma allora io mi domando, ma dopo 20 anni che siamo stati governati da Berlusconi, ma come possiamo pensare che la legge elettorale che sta proponendo sia a vantaggio della democrazia o del Movimento 5 Stelle? È la sua legge elettorale, lì si è bloccato di nuovo un Parlamento di nominati. La prima cosa che ha detto la Consulta è stato, è incostituzionale perché non c'è l'espressione del cittadino. Il cittadino non ha la possibilità di esprimere la propria volontà, e questi che te fanno? T'accorciano la lista. Così prima non potevi scegliere fra 20, ma non puoi scegliere fra 6. E che mi è cambiato? Sempre tu ce l'hai messi quei 6, come ci avevi messo prima quei 20. Poi hanno fatto il premio di maggioranza, però si sono alzati le soglie e l'hanno alzati anche a tutti i piccoli partiti. Quindi i piccoli partiti adesso o convogliano nei due grandi poli che si stanno ricostruendo il mondo intorno per rimanere lì. Questa è l'unica cosa che vogliono, loro devono rimanere lì. Mi spiegate che fretta c'è di fare una legge elettorale quando nel pacchetto delle grandi riforme c'è la riforma del titolo quinto, l'abolizione del Senato, e sono riforme costituzionali, visto che hanno dovuto fare un passo indietro sul 138, anche di quello ringraziamo il nostro Presidente della Repubblica che stava permettendo che qualcuno mettesse mano alla forma di garanzia della nostra Costituzione. Sanno perfettamente che occorrono circa 9 mesi per fare una riforma costituzionale, perché tutta questa fretta di andare a creare una nuova legge elettorale? Giocano di spot pubblicitari, perché così Renzi può dire, visto, sono arrivato io, hanno fatto la legge elettorale, visto, sono arrivato io, dice Berlusconi, appena uscito, però ho trovato l'interlocutore giusto, quindi sono ancora il capo del PDL. Perché Renzi e Berlusconi dovevano dialogare? Renzi è un presidente, è il segretario di un partito, poteva consegnare la sua proposta al proprio partito. Il PDL, che spero ancora, se qualcuno si riconosce in quel partito, che comunque si riconosca nel PDL. Non possiamo pensare che 9 milioni di persone si riconoscono in Berlusconi. Io dovrei credere che 8 milioni di cittadini italiani si riconoscono in un condannato in terzo grado, in via definitiva. Allora, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. La Consulta ha detto bene, un sistema proporzionale, andiamo a votare con un proporzionale puro, vediamo chi prende i voti, vediamo chi si può sedere a un tavolo di governo e dire che cosa vogliamo fare. Perché ci dicono no al reddito di cittadinanza? Com'è possibile che il popolo sta nella condizione di povertà più assoluta da anni e anni? Noi siamo tornati ai livelli dell'80, dicono delle cose pazzesche, signori, e non ce ne accorgiamo. Io sì, tante volte l'unica cosa della quale un minimo mi spavento è se questa Italia si è svegliata. Lo scrivevo l'altro giorno, svegliati perché rischi che il tuo sonno sia eterno. Si deve svegliare questa Italia, deve capire, e principalmente dovete capire che l'informazione ve la dovete cercare, dovete andare a guardare, noi mandiamo i video, veniamo in piazza, vi riempiamo le pagine Facebook. A volte andiamo anche in televisione, ma non è quella l'informazione. Io l'ho vista l'intervista di Alessandro, una bellissima intervista. Dopo di Alessandro c'è stata una persona che ha detto delle cose improponibili su di noi.
Ma mi sta bene anche così. Io credo che finalmente noi abbiamo la capacità di capire cosa sta accadendo veramente e che cosa ci vogliono far credere che invece debba accadere. Non ci stiamo più con i paraocchi. Abbiamo subito 20 anni di indottrinamento, sempre la stessa cosa. Non potete capire che brutta sensazione vivere una cosa e vedere che te ne raccontano un'altra. Perché io quelle cose adesso le vivo. Io le vivo, sto lì, lo vedo quello che fanno. Li vedo gli accordi in mezzo al transatlantico, le vedo quando vanno giù nell'emiciclo e sono pappa e ciccia. Ho visto quando il 416 ter per rafforzare quelle che erano la legge sullo scambio politico mafioso veniva fatto ostruzionismo dal PDL e il PD gli concedeva tempo per pensare. Io lo vivo. E allora quando poi vado in televisione e noi siamo i violenti. Signori, ci sono i vostri figli là dentro, alla camera ci sono ragazzi di 25 anni e quando guardi i ragazzi ci sono i vostri genitori, io ce n'ho uno di 11 di anni e sto là dentro per lui, sto là dentro pensando che io questa Italia così non gliela voglio lasciare. Brava! Non gliela voglio lasciare. Brava!